scolastici hanno voluto iscrivere l'intero loro istituto e anche a loro va naturalmente il nostro ringraziamento per aver aderito a un'iniziativa nata in piccolo, diciamo, che man mano ha preso la forma che ha oggi. Parlo di 7 giornate di incontri dense, speriamo interessanti e ricche di spunti di riflessione. Parlo di 34 ospiti prestigiosi e di anche a loro va naturalmente il nostro ringraziamento per aver aderito, come vedete, a un'iniziativa nata su in Facebook, diciamo, che man mano ha preso la forma. Vi dico subito che, abbiamo dovuto parlo di 7 giornate di incontri perché i soliti speriamo interessanti e ricchi di spunti di riflessione. Vedere cercare di 34 ospiti sarà il caso. Lasciatemi ringraziare comunque. Io lo faccio adesso e vale per tutto l'evento, quindi non lo farò mai più. Lasciatemelo fare ora. Tutti coloro che hanno creduto in queste giornate di scambio e che hanno fatto e stanno facendo del loro meglio affinché tutto vada a buon fine, come tutti speriamo. Mi riferisco in prima istanza agli ospiti che con la loro presenza testimoniano di aver creduto a questo progetto divulgativo. Mi riferisco alla mia dirigente scolastica, professoressa Rosa Annaggenni, alle mie colleghe Crizia Iese, Anita Pascale, Angela Schisa, ai colleghi Generoso Borriello e Angelo Giordano, alle mie amiche Antonella Didiana e Federica Pannocchia, allo storico Mario Rovinello, ai tecnici dei nostri laboratori. E li ho lasciati per ultimi, ma solo per dar loro più luce, alle mie studentesse e ai miei studenti. Sono oltre 50 quelli che hanno messo le loro già grandi competenze, umane soprattutto, ma anche professionali, al servizio della memoria. La memoria, quella con la lettera maiuscola, con tutte le lettere maiuscole, quella che affonda le sue radici nelle verità inequivocabili e incontrovertibili che la storia documenta e racconta. La memoria che qui all'Istituto Europa abbiamo voluto salvaguardare e raccontare in maniera nuova, ma non per questo meno rigorosa, creando il portale web lamemoriarendeliberi.it. Domani e nei prossimi giorni ci addentreremo con maggior cura nella nostra opera web lamemoriarendeliberi.it e inizieremo ogni giornata di lavoro presentandone un dettaglio e un argomento diverso che magari fungerà anche da introduzione, speriamo da ispirazione, agli interventi dei nostri ospiti. Però adesso basta parlare di noi, anche perché oggi, la prima giornata della settimana della memoria, è resa unica e preziosa dalla presenza in collegamento telefonico di Sami Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz, dal 2020 cavaliere di Gran Croce all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana e anche Croce al Merito di Prima Classe dell'Ordine al Merito di Germania. Ma soprattutto quel che più vale, secondo me, è che Sami Modiano è un grande uomo che ci onora e ci emoziona ospitare oggi. Prima di iniziare la nostra chiacchierata con Sami Modiano, perdonatemi se la chiamo chiacchierata, ma vedrete è una persona gentile e assolutamente alla mano. Mi preme invitare tutti i partecipanti a rinviare per un attimo la loro interazione su YouTube e Facebook. Troveremo il modo di farvi inviare le domande di qui a breve. Invece le domande che inizieremo subito a porre a Sami Modiano sono state formulate dalle nostre studentesse e dai nostri studenti dopo aver letto con passione il suo libro Per questo ho vissuto, edito da Rizzoli. E saranno proprio loro a porgliele dopo una brevissima introduzione a cura di Céline Verde, studentessa dell'ultimo anno del professionale servizi commerciali per le web community all'Istituto Europa, che riassume brevemente la vita di Sami Modiano e il contenuto del suo libro. Céline, tocca a te. Buongiorno a tutti. Sami Modiano nasce nel 1930 nell'isola greca di Rodi, che all'epoca era un possedimento italiano. A Rodi, l'isola delle rose, cristiani, ebrei e musulmani convivevano pacificamente. Ma nel 1938
vennero promulgate le leggi razziali fasciste. E Sami, che frequentava la terza elementare, essendo ebreo, si trovò improvvisamente espulso dalla sua scuola ed il padre perse il suo lavoro. Sami dovette rimboccarsi le maniche e lavorare per sopravvivere e sostenere la famiglia. Dopo l'armistizio che l'Italia firmò con gli alleati, nel 1943 Rodi fu invasa dai tedeschi e il 23 luglio 1944 tutti gli ebrei presenti sull'isola vennero prelevati e caricati nella stiva di un vecchio mercantile, in condizioni disumane. Fu l'inizio di un viaggio terribile che dopo circa un mese si concluse con l'arrivo al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Nei mesi che Sami trascorse ad Auschwitz perse la sorella Lucia ed anche il padre. Egli stesso più volte sfiorò la camera a gas. Lui stesso ci racconterà come riuscì a sopravvivere fino al fatidico 27 gennaio 1945, data in cui ad Auschwitz irruppero i sovietici. La fine della sua prigionia fu però l'inizio di un altro lungo periodo di disagi e difficoltà, fatto di peregrinazioni e di ulteriori sofferenze, alla ricerca del suo posto in questo mondo, fino al suo arrivo in Italia, ad Ostia, dove vive tuttora con la moglie. Sami Modiano, solo nel 2005, trovò il coraggio di tornare ad Auschwitz e di iniziare la sua instancabile opera di testimonianza delle barbarie, che fino ad allora aveva conservato dentro di sé. Opera che Sami continua oggi, con noi, alla Settimana della Memoria. Nel 2013 ha pubblicato un libro di memorie, Per questo ho vissuto, che noi tutti di La Memoria rende liberi abbiamo profondamente amato, nel quale non soltanto riesce con parole semplici e dirette a descrivere l'inferno di Auschwitz, ma anche a raccontare in maniera estremamente coinvolgente cosa significhi vivere serenamente in una comunità, non ossessionata dalla discriminazione, per poi ricominciare faticosamente a vivere dopo essere sfuggito agli orrori del campo di sterminio. Ed è con profonda gratitudine che ospitiamo questa sua testimonianza, che per oggettive ragioni di precauzioni sanitarie è soltanto telefonica. Ma conosciamo bene la forza della voce di Sami Modiano e non vediamo l'ora di sentirlo rispondere alle nostre domande. Chiediamo un attimo a Sami Modiano di attendere 2 minuti, perché si è collegato con noi il sindaco di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro, che voleva salutare lei e tutti i nostri ascoltatori. Siamo proprio in radio qua. Sindaco, se vuole salutarci. Chiediamo un attimo a Sami Modiano di attendere 2 minuti, perché si è collegato con noi. Però non vedo il microfono del sindaco. Ebbene, succede sempre così in DAD, no? Mi vedi? Ti vedo ma non ti sento. In questo momento non lo vedo e non lo sento, quindi è perfetto. Ok, allora riproviamo dopo. Ci perdoni, signor Modiano. Non importa, sono cose che succedono ogni tanto. Allora, buongiorno e benvenuto alla Settimana della Memoria. Io, se lei è d'accordo, inizierei subito le domande, perché i ragazzi sono qui e non vedono l'ora. Alcuni sono qui in questo laboratorio, altri sono a casa. Non importa. Carmen, inizio tu. Dai, sei la prima. Buongiorno, signor Modiano. Sono Carmen Telliccia. Nel libro lei scrive: mi ero svegliato da bambino, mi sono addormentato da ebreo. Questa frase ci ha particolarmente colpito. Vuole raccontarci della sua infanzia e di questo brusco cambiamento? Sì, io ero un bambino come tutti gli altri e, come avete spiegato voi, frequentavo le scuole italiane a Rodi, prima elementare. Ero un ragazzo che gli piaceva studiare, anche perché doveva dare buoni risultati in famiglia. Dunque ero seguito anche amorevolmente dagli miei insegnanti. E prima elementare, seconda elementare, tutto bene. Sono un bambino come tutti gli altri, felice di frequentare la scuola. Do buoni risultati in famiglia, do buoni risultati anche ai miei superiori a scuola, i miei insegnanti. E poi sono promosso a 8 anni, un bambino di 8 anni che frequenta le scuole
italiane. Seguito dal mio insegnante, appena iniziata la mia terza elementare, vengo chiamato dal mio insegnante davanti alla cattedra. È una fase molto importante per me, perché me la ricordo benissimo questa scena. Vengo chiamato dal mio insegnante che mi voleva bene e mi presento davanti alla cattedra credendo e immaginandomi che il mio insegnante mi voleva interrogare su un compito che ci aveva dato il giorno prima. Quando mi presento davanti a lui, quasi molto amareggiato, molto dispiaciuto, mi guarda e quasi in silenzio mi dice: Sami Modiano, sei espulso dalla scuola. In quel momento io non capisco, mi cade il cielo in testa e con una crisi di pianto gli dico: ma scusi, che cosa ho commesso per essere espulso dalla scuola? E lui, molto amareggiato e molto dispiaciuto, anche perché non si aspettava una crisi di pianto mio, si trova un po' in difficoltà e mi dice semplicemente: no, no, Sami, non hai commesso niente di male. Mi accarezza, mi asciuga pure le lacrime. Vedete, queste immagini io non me le dimentico, le tengo in memoria. E l'unica cosa che ha potuto dire, poverino dispiaciutissimo: vai a casa, papà ti spiegherà il motivo di questa tua espulsione. Torno a casa con questa crisi di pianto, singhiozzando, e ho detto a papà la verità, che io ero stato espulso dalla scuola. Ma io mi immaginavo che ero stato espulso dalla scuola perché avevo commesso qualche cosa di male. Non sapevo, non immaginavo il motivo di questa mia espulsione. Papà, poverino, papà adorabile, prima di tutto ha cercato di calmarmi da quella crisi di pianto, accarezzandomi, dicendo: no, no, non hai commesso niente di male. E allora, pian pianino, papà, girando intorno alle parole, ha cercato di spiegarmi il motivo, il quale io non volevo accettarlo. Non volevo accettarlo perché in classe dove io frequentavo la mia terza elementare c'erano bambini di religione cattolica, di religione ortodossa, di religione musulmana, e c'ero anch'io come ebreo, e vengo espulso soltanto io. E allora io rispondevo a papà e dicevo: no, io non mi sento diverso dai miei compagni di classe, io sono uguale a loro. Vedete, sono reazioni naturali che un bambino di 8 anni in quel momento si difende dicendo che non è diverso, non è diverso. E questa cosa io non l'ho mai accettata. Io non ero diverso in quell'espulsione e non sono diverso neanche adesso che ce n'ho 90 anni. Dunque io sono un essere umano uguale a tutti gli altri. Ma per me è stato il mio primo impatto di infanzia, non poter studiare, un dolore tremendo che non l'ho mai accettato. E da quel momento in poi io non ho potuto frequentare la scuola perché ero considerato di razza ebraica. Dunque è qualcosa che è tremenda. Però ragazzi, è successo, è successo. Io non ho potuto più andare a scuola perché ero colpevole di essere nato ebreo. È una colpa nascere ebrei? Ecco, questa è la mia risposta in questo che tu mi hai chiesto. Sì, quel giorno io mi ero svegliato come un bambino normale, ma il giorno dopo mi sono svegliato con la macchia di essere un ebreo. Credo di averti risposto, ragazza mia, a questo rispetto. Assolutamente sì, signor Modiano, assolutamente sì. Che storia, che storia. Io vi prego, soprattutto voi ragazzi che ci state ascoltando, riflettete su questo. Un bambino italiano viene improvvisamente ritenuto un problema di cui disfarsi. E chiaro, sarebbe un trauma per chiunque, evidentemente. Un trauma di quelli che ci si porta appresso.
no, già di per sé duro da superare. Ma noi sappiamo molto bene che questo era solo, è stato solo l'inizio, ed è, si è trattato di uno dei tanti massi che la vita ha lanciato contro al signor Modiano. Io andrei con la seconda domanda. Mary. Buongiorno signor Modiano, sono Maria Antonietta Cirillo. E buongiorno carissima. Quale ricordo della sua prigionia vuole condividere con tutti noi? Come? Quale ricordo della sua prigionia vuole condividere con tutti noi? Questo è proprio qualcosa, una domanda molto, 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 molto importante. La domanda è lunga, carissima. Devi sapere che io ho visto cose che non dovevo vedere ad Auschwitz. E la mia speranza è quello di che voi non vediate quello che io ho visto. Dunque, i miei occhi hanno visto cose orrende che un ragazzo non deve vedere, perché io quello che ho visto a Birkenau, in questa fabbrica della morte, sono cose che non si possono neanche descrivere. Dunque non si può descrivere neanche quello che è la fabbrica della morte di Birkenau. 5 camere a gas, 5 forni crematori, camere di tortura, camere di esperimenti, cose che non hanno parole per descriverlo. Perciò io non vorrei mai, e poi mai, il mio augurio è che poi voi ragazzi non vediate quello che io ho potuto vedere là dentro. Dunque io, se mi sono messo a rompere il mio silenzio, è per fare in modo che voi siete le persone, i ragazzi del futuro di domani. Voi dovete fare il resto, ragazzi miei, perché questo non succeda mai, mai più. L'augurio mio per voi è di non vedere quello che ha visto Sami Modiano. No, 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 no. È terribile quello che ha visto Sami Modiano. La perdita dei suoi genitori, la perdita di una sorella, la perdita di molte altre persone. Dunque sono cose che non si cancellano, non rimangono. Ecco, questo è l'augurio che io faccio a voi, questo è il mio desiderio, questa è la mia missione. E questo è l'augurio che noi facciamo a ciascuno di noi, quando vediamo un film, quando leggiamo un libro, magari anche quando ci rechiamo di persona ad Auschwitz, a Birkenau. Sono tanti piccoli tasselli che però messi insieme non fanno una briciola di quello che ha vissuto lei, e quindi non possiamo che fare nostro il suo augurio. La ringraziamo. La terza domanda, Flavio. Buongiorno signor Modiano. Sono buongiorno Flavio carissimo. Flavio ti chiami? Sì. Che scuola frequenti? L'ISIS Europa, quarta commerciale. Che classe? La quarta. Bravo, bravo. Sei figlio unico? No, 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 ho un fratello. Sei bravo a scuola? Sì. La materia più difficile per te quale? Ma la matematica, ma la diciamo matematica. Sì. Va bene, fammi la domanda, carissimo. Certo. Leggere la sua storia ci pone degli interrogativi estremi. E mi è arrivato a odiare i suoi aguzzini tanto da desiderare la loro morte? No, 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 mai, 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 mai. Io non porto odio né rancore. Ho semplicemente detto la matematica. Va bene, fammi la domanda, carissimo. Col cervello, e ho detto sì, questo è vero. Ho detto semplicemente speriamo e auguriamo che questi che hanno commesso questi crimini siano presi, giudicati davanti a un tribunale e davanti a testimoni, di pagare per i loro crimini. Ma non ho detto vendetta, no, no, per carità. Vendicare, questo no.
Io volevo semplicemente che questi che hanno commesso questi crimini atroci siano stati presi e dovevano essere davanti a un tribunale giudicati e davanti a testimoni pagare per i loro crimini che hanno fatto. Non so, mi restano molti punti interrogativi e credo che tutto questo non è stato fatto. Però accetto volentieri, ma vendetta e odio non fa parte della mia educazione. Io credo che le parole che stiamo ascoltando forse dovrebbero farci ragionare e magari riflettere su quanto la nostra, di tutti noi, la nostra idea di dolore, ma anche il nostro provare astio e rancore nei riguardi di una persona, sia il più delle volte legato a cose, ad avvenimenti, a situazioni davvero piccole, minuscole, insignificanti rispetto a quello che stiamo ascoltando. E credo che tutto ciò possa essere una grandissima lezione per ciascuno di noi. Céline, vai avanti tu, grazie. Buongiorno, signor Modiano, sono Céline Verde. Sì, nel suo libro, lei scrive: ancora oggi, quando ritorno sulla rampa di Birkenau, questa scena la vedo davanti agli occhi. Cosa significa per lei convivere con questi ricordi? Come gestisce la Guardi, sua personale memoria? Sì, ho capito la tua domanda, carissima. Io non ho dimenticato niente di quello che è Birkenau. Io non sono una persona normale come tutti gli altri. Io ho una piaga, ho i miei incubi, ho le mie depressioni. Sono diverso da tutti quanti, perché non si può dimenticare quello che hai subito. Per quello che riguarda la rampa, ti spiego. Eravamo nella rampa della morte il 16 di agosto del 1944, dopo un mese di viaggio di grande, possiamo dire, difficoltà, sia in condizioni igieniche disumane, dove già in questo mese avevo visto delle scene atroci, quando i signori tedeschi ci vogliono dividere, donne da una parte e uomini dall'altra parte. In quel momento là, ti devo dire, avevo un papà che aveva 45 anni. Un papà adorabile, che ho conosciuto pochissimo, perché io avevo appena i miei 13 anni e mezzo, 14. Mia sorella Lucia, una bellissima ragazza, una ragazza intelligentissima, una ragazza umana. Non è perché era mia sorella. Per esempio, ti faccio presente la storia di Anna Frank. L'hai letta, l'hai conosciuta la storia di Anna Frank? Sì, certo, sì. Allora, di Anna Frank ce ne sono state parecchie ragazze come lei che avevano voglia di vivere, che avevano voglia di diventare qualcuno. E papà, Giacobbe, aveva fatto di quella ragazza qualche cosa di speciale, era l'orgoglio suo, era una ragazza che dava soddisfazione. E quando sono venuti a prenderla dalle mani sue per portarla e separarla da lui, questo papà ha fatto un gesto naturale, ha voluto difendere questa ragazza, questa sua figlia, che ha annaffiato come un fiore, che l'ha portata su piano piano, una bella ragazza, una signorina di 16 anni e mezzo, intelligentissima, l'ha difesa con i denti. Ma poi ha dovuto cedere alla barbarie di questa gente. E allora io, ogni volta che sono in questa rampa della morte, è impossibile cancellare questa scena. Vedo ancora l'espressione del viso di mio papà. Un papà sconfitto. Un papà che ha fatto di tutto per salvare sua figlia e che non ha potuto.
non ha potuto. Allora vedi gli occhi che parlano. Lui non si lamenta delle bastonate che ha preso, ma i suoi occhi e il suo sguardo è qualche cosa che non si cancella. E poi si chiede, può darsi, con quell'espressione, dove me la stanno portando questa creatura? Si possono cancellare queste visioni? Si può? Io te lo chiedo a te. Sono scene che rimangono. Non c'è qualche cosa che io posso fare e dimenticare questa scena di un papà che fa di tutto. E poi è una scena che ha coinvolto quasi tutti della comunità ebraica. Questo dolore non si cancella, ragazza mia, rimane. Vorrei prendermi un po' del suo dolore per alleggerire il cuore, ma è possibile, mi dispiace tantissimo. Certo che la descrizione di che solo chi è andato, solo chi ha subito queste cose può regalarci, perché per noi è un regalo, ragazzi, colleghi, per noi questo è un regalo enorme. La descrizione di tutto questo supera ogni altra cosa, perché la rampa, la selezione, la si può leggere nei libri, la si può vedere nelle foto, nei dipinti, nei documentari, si può andare lì di persona. E lo dicevo prima, sono tante cose che messe insieme non fanno neanche un briciolo di quello che stiamo provando adesso. E ascoltare Sammy Modiano che ci racconta e che si commuove, che ci fa commuovere, ci fa pensare anche ai nostri ricordi, no? Noi tutti prima o poi siamo chiamati a far pace con i nostri ricordi, quelli brutti, intendo, no? E per noi, per ciascuno di noi, già è difficile. Io davvero non riesco a immaginare che fardello insopportabile lei si sia portato appresso e continui a portarsi appresso per tanti anni. Io non posso che ammirarla in una maniera incredibile, signor Modiano, e continuare a ringraziarla. Ciro, vogliamo fare la quinta domanda, per favore? Buongiorno, signor Modiano. Sono Ciro De Falco. Buongiorno, caro. La sua esperienza mette in crisi il rapporto con la fede. Come si è evoluto il suo rapporto con Dio? Ecco, caro ragazzo, questa è una domanda che merita di avere una buona risposta. Io, da ragazzo, da bambino, sono stato educato nella mia religione ebraica e, insomma, seguivo quello che doveva avere una fede come qualsiasi altra fede è da rispettare. Però un certo momento ho dovuto anch'io reagire. Ho bestemmiato, cosa che non avevo fatto mai. Ho bestemmiato, mi sono detto, insomma, non è possibile. Avevo perso di già papà, avevo perso di già mia sorella, ero solo, non avevo più nessuno. Andavo avanti con le ultime parole di mio papà, con la sua ultima benedizione, però un giorno mi sono presentato davanti a una scena terribile. Mi hanno portato a lavorare davanti a questa rampa della morte per pulire i canali d'acqua dove c'era l'erba e non lasciava scorrere l'acqua. E io, con questo mio pigiama a righe, mio cappello a righe, già debilitato dai pochi mesi che ero di già arrivato, stavo là dentro, lavoravo
E ad un certo momento, davanti a questa rampa della morte, mi si è presentata di nuovo una scena uguale, identica a quella che avevamo passato noi. Un treno che era arrivato dall'Ungheria con più o meno 2000 persone e con la selezione che si faceva regolarmente come quella che avevamo passato noi. E le scene mi si sono presentate davanti. Ma il 16 di agosto, quando siamo arrivati noi, io non sapevo, non conoscevo la routine del lavoro di questa selezione, ma in quel momento io sapevo, e sapevo pure che pure loro, poverini, che erano arrivati in quel momento, ignoravano che cosa significava la selezione. E mi vedevo quel gesto di questo ufficiale tedesco che con un semplice di un dito l'80% lo mandava in una direzione diversa e il 20% lo mandava in un'altra direzione. E io sapevo che fine avrebbe fatto quell'80%. La maggioranza di quell'80% erano bambini. Bambini innocenti, ragazzi deboli, ragazzi mingherlini che non davano l'impressione di farli lavorare per mandare avanti questa fabbrica della morte che si chiama Birkenau. Un ingranaggio perfetto che i tedeschi avevano fatto per eliminare un ingranaggio, una fabbrica, sì. E allora in quel momento c'è stata una reazione naturale da parte mia. Ho detto, ma scusa, io queste cose le vedo. Allora, questi bambini non le vedi? Non li vedi? Questi bambini innocenti che non hanno nessuna colpa? E questa è stata un rifiuto naturale da parte mia verso questa fede. Ma poi... in questo campo di sterminio che si chiama Birkenau, in questa fabbrica della morte, ho avuto molte esperienze che poi per finire mi sono ricreduto, perché non c'era soltanto cattiveria, c'era anche la parte buona. E di questo, della fede, è una cosa che molti prigionieri, purtroppo, bisogna dire la verità, hanno perso la fede. Io no, io mi sono ripreso nella mia fede. Non sono un fanatico, ma per quello che mi riguarda ci sono stati dei gesti che mi hanno fatto capire che qualcuno c'è. Io credo che siano tanti, anzi sono convinto tutti, i sopravvissuti che si siano posti un dilemma come questo. La tragicità di quanto hanno subito credo che li abbia portati istintivamente a farsi delle domande come quelle che abbiamo sentito adesso, su cose che l'intelletto di un uomo non può arrivare a spiegarsi. Perché sta succedendo tutto questo? Perché a me? Perché ai bambini di cui abbiamo sentito adesso? No? Che ho fatto io di male? E Dio dov'è? Esattamente. Mi pare sui muri di Mauthausen, ma probabilmente da tante parti c'è scritto se Dio esiste dovrà chiedermi scusa. Lo stesso Primo Levi, no? Ha parlato della sua religiosità ridotta al lumicino di fronte a domande a cui neanche la fede riusciva a dare una risposta compiuta. Io nel mio piccolo, pur essendo la mia riflessione fuori contesto, non si riferisce alla Shoah, mi viene in mente quello che Fabrizio De André nel Testamento di Tito fa dire proprio a Tito, il buon ladrone, colui che era stato crocifisso alla destra di Gesù, che durante il suo personalissimo percorso di redenzione parla di un Dio stanco o forse troppo occupato. Quel che è certo è che queste sono domande davvero enormi, gigantesche. Ma io sono convinto, e sicuramente il signor Modiano
lo è altrettanto, che è importante avere il coraggio di parlare, di porsi domande anche se si sa di non poter dare una risposta, altrimenti verrebbe meno anche il solo desiderio di approfondire i fatti. Ed ecco che la memoria verrebbe, si dissolverebbe, scomparirebbe senza la nostra cura continua. Gianluca, domanda numero 6, grazie. Buongiorno signor Modiano, sono Gianluca Scognamiglio. Dimmi. Cosa l'ha spinta a scrivere il libro Per questo ho vissuto? Quale difficoltà ha incontrato nel farlo? Prima di dirti la verità, come non volevo descrivere qualche cosa che è intimo, dare una spiegazione di quello che io ho passato, ma poi c'è stata l'insistenza di molte persone. Poi ho letto anche anch'io, io sono sopravvissuto di Auschwitz-Birkenau, come sopravvissuto anch'io ho voluto leggere, non volevo prima, poi l'ho letto il libro di Primo Levi e mi sono detto perché no, anch'io dovrò rompere il mio silenzio e fare qualcosa che si sappia, il mondo deve sapere. E mi sono dedicato a fare questo libro, perché anche molti hanno insistito, e io con la collaborazione di molte persone ho cercato di fare questo libro. Era una cosa che non era nel mio programma da fare, come non era neanche nel mio programma di andare ad Auschwitz-Birkenau. Io ho rotto il mio silenzio nel 2005. Sai, ti devo spiegare una cosa che parte da lontano. Un sopravvissuto quando esce da quell'inferno si sente male, si sente, posso dire, in colpa. Non è una colpa, ma si sente un privilegiato. Io non volevo essere, io ero uno di loro e volevo essere a fianco di quelli che sono rimasti là. Io volevo essere a fianco di mio papà, a fianco di mia sorella, a fianco di tutti quelli che ho visto ammazzare. Guarda ragazzo mio, io non ho visto soltanto ebrei ammazzare, ho visto ammazzare omosessuali, ho visto ammazzare zingari, ho visto ammazzare disabili, ho visto ammazzare rom. Dunque queste persone che sono state ammazzate barbaramente erano anche loro esseri umani, non avevano nessuna colpa. Dunque tutto questo, spiegarlo e raccontarlo, non avrebbero creduto, e io non credevo di dare una testimonianza in questo modo, che non mi avrebbero creduto, può darsi. Ma poi l'insistenza, e avendo anche avuto lettura di molte cose, ho fatto anch'io la mia parte con il libro, e anche nel 2005 di incominciare ad andare ad Auschwitz-Birkenau e dare la mia testimonianza ai ragazzi. I ragazzi sono la speranza del domani, e io tengo a questo. E poi devo dire che la mia prima esperienza nel 2005 era un'esperienza così da fare come una cosa che può darsi non avrei continuato. Invece mi sono accorto che la mia testimonianza era necessaria, perché i ragazzi mi hanno sentito e hanno pianto con me. Dunque ho un riscontro positivo dalla parte dei ragazzi, e dal 2005 in poi io ho giurato davanti a quella fabbrica della morte, davanti a tutti quelli che sono
rimasti là che io non li avrei dimenticati. Ecco, questo giuramento l'ho fatto là in quel posto che si chiama Birkenau. E io fin quando sarò in vita farò che questi siano ricordati. Sai molto bene che la statistica dice che hanno fatto fuori 6 milioni, ma a fianco dei 6 milioni di ebrei ci sono stati anche 5 milioni di altre persone che ti ho elencato poco fa. E questo libro e questa mia presenza a Birkenau fa parte per ricordare queste persone, 11 milioni, che erano persone che erano figli di Dio, esseri umani, che non avevano alcuna colpa. E questa è la mia missione. Il mondo deve ricordarli. È vero. E farlo sapere al mondo. Esatto. Farlo sapere al mondo. Tra un attimo poi proveremo anche a ragionare, se è possibile ragionare, su chi si rifiuta di sapere o di capire. Ma tornando un attimo al libro, l'abbiamo accennato prima, io lo ripeto ogni volta che posso, il libro di Sami Modiano, Per questo ho vissuto, è una di quelle rare letture che, pur raccontando una storia terribile, si riesce a terminare in una serata. Tanto semplice, schietto, diretto è il linguaggio usato dall'autore. E non si dimentichi una cosa, che il sottoscritto ha fatto soltanto la terza elementare. E ho voluto che questo libro sia fatto con le mie parole, semplici. Non ho voluto mettere particolari in più. Si sente una genuinità, una forza, una schiettezza eccezionale. Poi dovrò convincere i miei studenti a fare qualche classe in più rispetto alla terza elementare, perché lei sta diventando un assoluto modello per loro. Ma finiamo un attimo il discorso sui libri, perché sul libro, perché a me interessa molto, perché è stato uno delle molle che ci ha fatto iniziare più di un anno fa il lavoro sulla memoria rende liberi, questo sito web di cui parleremo nei prossimi giorni. Noi siamo partiti anche come spunto da un'indagine del quotidiano La Repubblica dell'inizio del 2020, secondo cui in Italia solo 2 giovani su 100 hanno letto un libro sulla Shoah. Beh, il nostro consiglio per il rimanente 98% è di iniziare proprio da questo buon libro. Noi siamo sicuri che lo amerete come lo abbiamo amato noi. Interrompiamo un attimo le domande, perché credo di avere il sindaco di Pomigliano d'Arco che sta riprovando a collegarsi. Ora vediamo un attimo se ci riusciamo, un attimo di pazienza, stiamo facendo entrare il sindaco. E naturalmente, chi è che ha inventato il detto il bello della diretta? gli faccio un regalo, perché come prima, adesso forse riusciamo a vedere il sindaco. Eccolo, lo vediamo. Signor sindaco, benvenuto. Ci riesce a sentire? Noi la vediamo, ma lei non ci sente probabilmente. La tecnologia. È un classico. Noi siamo tranquilli che il signor Modiano è al suo telefono fisso e siamo certi che, naturalmente, se non succede qualcosa di grave, la linea non cade. E invece vediamo se riusciamo a recuperare. Mi sembra che proprio ci sia il microfono non attaccato al signor sindaco. Quindi facciamo qualche altra domanda e vediamo se riusciamo a farlo ricollegare. Lui non sente, e c'è la scheda audio. Un attimo, forse ora si sta collegando. Eccolo qua, adesso dovremmo esserci. Ci sente, signor sindaco? Buongiorno. Ah, perfetto. Ecco. Le lascio la parola. Io volevo soltanto salutarvi brevemente, poi domani comincerà
la manifestazione vera e propria. Io ho ascoltato con molta attenzione Sami Modiano, che ringrazio dal profondo del cuore perché lo conoscevo la sua storia, e soprattutto mi hanno impressionato ovviamente i racconti, come è normale che sia e come deve essere, soprattutto per i nostri giovani che devono assolutamente avere, come devo dire, l'impressione, il contatto forte con questa realtà. Mi ha molto colpito la volontà di rendere anche pubblica e di parlarne in maniera più meno intima soltanto da pochi anni. Cioè, questo significa che veramente si tiene dentro questo trauma, questa ferita, per tutto questo tempo, e poi all'improvviso un uomo decide che è il momento che di condividere questo dolore con gli altri. Questo mi ha veramente, veramente colpito profondamente. Sono felice che la città di Pomigliano, l'ISIS Europa, e in particolare ringrazio la dirigente e l'assessore Jenny, che ha voluto fortemente questa iniziativa. Ringrazio voi tutti, ringrazio Sami Modiano dal profondo del cuore. Siamo davvero onorati, siamo davvero felici di averlo tra noi, perché è una testimonianza forte, una testimonianza che noi vogliamo dare come amministrazione comunale, ma soprattutto come città, come territorio. Vogliamo ricordare e soprattutto vogliamo perpetuare la memoria, perché la memoria è il primo passo per la prospettiva. La memoria è il primo passo. Ricordo sempre quel libro di Orwell: se si vuole cancellare la vita delle persone, bisogna buttare i ricordi nel buco della memoria. Quando si cancella la memoria, si cancella la vita e la prospettiva delle persone. Mai dimenticare. Esattamente. Grazie. La memoria e la storia non si deve fermare. La storia e la memoria devono continuare a esistere. Grazie. Grazie mille, signore. Ringrazio al sindaco delle sue belle parole. Gli auguro buon lavoro, sindaco. Grazie, grazie davvero. Ne abbiamo bisogno. Grazie ancora al sindaco del Mastro. Noi continuiamo con che naturalmente resta a seguire la nostra diretta. Continuiamo con le domande. Simone, è il tuo turno. Domanda numero 7, grazie. Buongiorno, signor Modiano. Sono Simone Panico. Dopo un'esperienza come la sua, esiste una strada verso la rinascita? Sicuramente. In tutte le situazioni c'è la speranza di rifarsi una vita, di farsi qualche cosa. Guarda che io non ho conosciuto bene mio papà Giacobbe. L'ho conosciuto fino ai miei 14 anni, è stato un papà adorabile, ma io mi ricordo bene tutte le parole che lui mi ha potuto dare nell'arco di questa mia giovane età, ma mi ricordo molto bene anche le ultime parole, quando lui ha voluto andarsene via in punta di piedi. Lui mi disse, mi ha dato la sua benedizione, e mi disse: tieni duro, Sami, tu ce la devi fare. Vedi, queste parole per me sono state importanti, perché nella vita non è facile. Queste parole mi sono state di grande aiuto a Birkenau, ma non soltanto a Birkenau, mi sono state anche di grande aiuto anche dopo Birkenau. Perciò nella vita non bisogna mai abbandonare, bisogna tenere duro. Ci sono dei momenti dove non va bene, ma ci sono anche dei momenti dove può andare bene. Perciò questo è stato un insegnamento che io mi porto dietro e che
grazie a Dio per questo. Faccio in modo sempre di essere ottimista e non pessimista. E questo è un consiglio che do anche a voi ragazzi. Voi ragazzi avete la fortuna, approfitto di questo per dirvelo, avete la fortuna di poter studiare, eh? Avete la fortuna di essere seguiti dai genitori. E tutto questo fate tesoro, sono cose che io non ho avuto, no, io volevo averle queste cose, ma non mi è stata data la possibilità di farlo. La famiglia è importante, che vi sostiene. Per esempio, che classe stai seguendo? Dimmi. Io sto frequentando l'ultimo anno di scuola. L'ultima, superiore. La quinta. Sì. E sei stato sostenuto fino adesso da chi? Dalla famiglia, è vero? Sì, sì. Allora, hai avuto anche dietro questo sostegno della famiglia, hai avuto anche la gentilezza degli insegnanti che ti hanno seguito fino alla quinta, è vero? Sì. E allora, un domani può darsi sceglierai di andare all'università, può darsi pure hai già scelto una materia, non si sa. Mi volevi dire se hai scelto una materia? Sì, inerente economia aziendale. Esattamente, ma tutto questo si potrà fare con l'aiuto degli insegnanti e con l'aiuto della famiglia. Perciò ragazzi miei, fate tesoro di quello che avete. Avete qualche cosa che io volevo averlo e non l'ho potuto avere. Avrei voluto essere uno di voi, ma mi è stata tolta la possibilità. Perciò qualche volta riflettete su quello che avete, che è importante. Dunque nella vita c'è sempre possibilità. Credo di averti risposto alla tua domanda. Non bisogna mai cedere. C'è sempre speranza. Che meraviglia. Sami Modiano ci sta suggerendo, ci sta insegnando a rialzarci, a rimboccarci le maniche. Lui non ha perso tutto solo una volta, da bambino, prima di essere deportato ad Auschwitz e durante la prigionia a Birkenau, in realtà. Lui ha riperso tutto, anche tanti anni dopo, quando è stato costretto a lasciare ogni suo avere nel Congo belga, mi sembra, dove aveva avviato una fruttuosa attività commerciale ed era certo di essersi rialzato. Ce ne può parlare di questa ulteriore mazzata che lei e sua moglie Selma avete subito, signor Modiano? Sì, è stata una seconda esperienza brutta, una seconda e molte altre esperienze brutte che abbiamo avuto nella vita, ma non ci siamo demoralizzati, abbiamo rimboccato le maniche e sempre con l'aiuto delle mani, con l'aiuto del cervello, siamo andati avanti e non ci siamo abbattuti per questo, stiamo continuando. Anzi, io posso dire adesso, dal 2005, lo dico ad alta voce questo, che io sono l'uomo più felice del mondo. Io dopo questa mia decisione di dare la mia testimonianza, di fare qualche cosa per i ragazzi, io sono l'uomo più felice del mondo. E non soltanto che sono il più felice del mondo, adesso mi sento tranquillo, mi sento tranquillissimo. I ragazzi mi danno dei riscontri positivi, mi vogliono bene come li voglio bene anch'io. Vede, io ho accettato questo incontro con voi perché si tratta di dare qualche cosa a questi ragazzi. I ragazzi sono la speranza del domani, sono loro che dovranno fare in modo che questo non succeda mai più. Che sono cosa sono, e per me sono importantissime queste conversazioni e questi,
questo contatto. Mi dispiace che non c'è più un contatto umano, che stiamo facendolo in questo modo, ma ci dobbiamo adattare anche a questo. Verrà il momento che anche questo finirà. Sono esperienze che sono in più dalla mia vita di dolore, malgrado tutto sono ottimista, vedremo che anche questo ci saranno dei giorni buoni. Io adesso vorrei provare a dare un po' di spazio ad alcune domande che ci stanno arrivando su Facebook. Chissà lì il fatto di essere tracciati e di sapere chi sono le persone che ci pongono le domande lo rende un ambiente un po' più tranquillo. Leggo la domanda di Francesca. Signor Sami, le vorrei chiedere, dopo le sue parole, che a Birkenau c'era anche la parte bella. Qual era questa parte bella? Forse tra i prigionieri c'erano momenti e gesti d'amore? Allora, sì, ho capito la domanda. Vedi, io rispondo a questa domanda quando nel mese di ottobre, fine ottobre, io sono stato spostato dal Lager A al Lager D, per una coincidenza così, senza averla voluta. Ma c'era qualcuno che ha voluto che io conoscesse qualcuno là. Nel Lager D ho conosciuto un ragazzo come me, un ragazzo romano, Piero Terracina. Nel Lager D, fine mese di ottobre, avevo già perso tutti, ero demoralizzato, già ero stanco di quello che era il lavoro di 12 ore, il freddo, la fatica, il dolore, le malattie. Dunque ero già ingranato in questa fabbrica della morte su tutti i punti di vista, avevo visto tutto. Non mi mancava più niente, dunque ero demoralizzato al 100%, volevo anch'io farla finita, volevo fare una piccola rincorsa, andare a prendere questi fili spinati che mi aspettavano per farla finita, fili spinati a corrente elettrica, ad alta tensione che ti... Però c'erano sempre queste parole... Tieni duro, Sami, tu ce la devi fare. E non volevo mancare alla promessa di mio papà e non mi sono ritirato indietro. Non è che mi metteva paura, no, volevo morire anch'io, volevo essere uno di loro anch'io. Dovevo essere uno di loro anch'io. E ho conosciuto Piero Terracina. È stato qualche cosa di bello conoscerlo, perché con lui... abbiamo legato, abbiamo parlato, lui mi parlava di Roma, mi parlava di Roma, dei suoi bei giorni passati in famiglia, aveva perso tutti anche lui, e io parlavo dei miei belli ricordi di Rodi, e ci siamo, abbiamo fatto un'amicizia insieme, che poi piano piano è diventata un'amicizia fraterna. Abbiamo legato abbastanza bene che ci siamo anche aiutati, ma ci siamo aiutati con le parole. Non c'era un altro mezzo per aiutarci. Abbiamo lavorato anche molte volte insieme. È capitato di fare dei lavori insieme che due ragazzi non dovevano fare. Lui aveva 16 anni, io ne avevo 14. Però tutto questo è stato fatto in un modo, in un luogo di morte, in un luogo di morte. Non speravamo né io né lui di sopravvivere a questo ingranaggio che offre Birkenau. Sì, una volta che sei tatuato nel braccio sinistro, sei un condannato a morte. Dunque... sei vivo, ma muori anche te come tutti gli altri. Di là non deve uscire vivo nessuno. Questo era
l'ingranaggio di questa organizzazione tedesca, fare in modo che da questo campo di Birkenau non uscisse nessuno in vita. Lasciavano qualcheduno in vita per far funzionare questa fabbrica della morta con la mano d'opera nostra. Noi dovevamo collaborare con i tedeschi per ammazzare i nostri compagni. Ecco il risultato che avevano messo a punto questi signori. Perciò la parte bella è stata che con Piero abbiamo legato una amicizia fraterna. È stata una delle cose belle. Poi c'è stata un'altra cosa bella, una seconda, nella marcia della morte. Ci sono state molte, ma io racconterò una, due, per farti capire che non c'era soltanto la parte brutta, c'era anche la parte bella, che nella marcia della morte, dove io l'ho passata e avevo quasi 25 kg. Avete visto delle immagini nei documentari? Penso di sì. Avete visto dei scheletri? Certo. E io ero uno scheletro di 24, 25, 26 kg, pelle e ossa. Avevo addosso un pigiama a righe, un cappello a righe e un paio di zoccoli di legno. E quando è stata decisa la marcia della morte, io non mi tenevo in piedi, no, stavo delirando, stavo dando l'anima a Padre Eterno. Ma poi queste parole di papà, tieni duro Sami, tu ce la devi fare. Io ho iniziato questa marcia della morte sapendo molto bene che non sarei arrivato a lontano. Mi sono sforzato perché avevo fatto una promessa a mio papà. Ho fatto 2,5 chilometri, può darsi, qualche giorno prima del 27 gennaio del 1945, un freddo da cani, gennaio del 45, con un pigiama a righe, un cappello a righe e un ragazzo che pesa 25, 26, 24 kg che deve andare avanti ma che non ce la fa. Evidente, dopo 2,5 chilometri, qualche metro prima di arrivare ad Auschwitz, il mio corpo cede, il mio cervello non funziona più e io cado per terra. C'erano 20, 30, 40 centimetri di neve e io mi accascio in quel tappeto di neve col mio pigiama a righe, metto le mani in testa aspettando il mio colpo di grazia, perché l'ordine era preciso: nessuno doveva rimanere in vita per testimoniare ai russi di quello che era stato fatto a Birkenau. E io, contentissimo, ero calmo perché mi stavo avvicinando a tutti quelli che ho lasciato là e volevo essere uno di loro. Ecco, ma però è successo qualche cosa che non ha spiegazioni. Due prigionieri ebrei come me, che può darsi avevano qualche briciola di forza di più, si sono inchinati, mi hanno sollevato, mi hanno trascinato per i pochi metri che mancavano ancora per arrivare a Birkenau, ad Auschwitz, e poi hanno capito, poverini, che era inutile trascinarmi. Difatti io non li conoscevo, non li avevo mai visti, non ho avuto la forza neanche di vederli bene in faccia perché già agonizzavo, già ero
in condizioni che il mio cervello non funzionava e là poverini si saranno accorti che era inutile trascinarmi, ma hanno fatto ancora un gesto umano, non mi hanno lasciato così, mi hanno appoggiato su un mucchio di cadaveri dove così i tedeschi avrebbero creduto che io ero un cadavere come tutti gli altri. E quando mi sono risvegliato da quella agonia di morte, io mi sono trovato da solo e non vedevo che intorno a me che dei cadaveri, non c'erano più né tedeschi né russi né ebrei, niente, c'erano soltanto intorno a me cadaveri. E poi ogni tanto mi dava qualche briciolo di lucidità qualcuno per ragionare e capire di far qualcosa, di non rimanere là. È così che mi sono trascinato per pochi metri e sono andato a nascondermi in un edificio in mattoni che offre Auschwitz. E là poi mi sono risvegliato nelle mani di una dottoressa russa. Ma tutte queste cose sono gesti. Dunque, se questi due non mi avrebbero sollevato, io non sarei qui a parlarvi. Io, per me, questi due sono due persone che li ho considerati angeli custodi. Perché l'hanno fatto? Chi li ha spinti? In quel momento dovete capire che ognuno di noi cerca di salvare la sua pelle e non cerca di aiutare il prossimo. Però l'hanno fatto. L'hanno fatto, non perché, ma là non è nell'impossibilità di aiutare l'altro. E questi l'hanno fatto. Dunque, vedete che ci sono state molte scene simili e coincidenze strane. Molte coincidenze strane che hanno fatto farmi capire perché. Io sono uscito vivo da quell'inferno battendomi il petto e chiedendomi: ma perché io? Perché io? Non trovavo la risposta. Io volevo essere uno di loro. Ma Padre Eterno non ha voluto. No, non ha voluto. E grazie a Dio, Baruch Hashem. Adesso ho capito, Padre Eterno ha voluto scegliere qualcuno. Ha scelto Primo Levi, ha scelto Shlomo Venezia, ha scelto Piero Terracina, ha scelto Sami Modiano, ha scelto altri, per raccontare, per dire a questa nuova generazione che sappiano, questo è successo, io ero uno di loro e volevo essere con loro, ma mi hanno dato questo compito di parlare, di dire a voi che fate parte di questa nuova generazione che questo non succeda mai più. Io non voglio che vediate quello che hanno visto i miei occhi. Io non ero un uomo, ero un ragazzo come loro, come voi. Fate in modo, ragazzi, quando io non ci sarò, fate anche voi la vostra parte. Fate in modo che questo non succeda. Siamo tutti uguali. Siamo esseri viventi che Padre Eterno ha messo al mondo. Vogliamoci bene. Ecco, questo è il mio desiderio. Sono qui per questo. E credo, scusate, è un pochettino la mia... Perché chiedi scusa? Siamo tutti... No, sono parole che... desideravo dirle a questi ragazzi che mi sentono. Ed è giusto che sia così. Un'altra domanda che è arrivata da Silvia Scalera.
Se è vero che adesso abbiamo parlato, lei ci ha ricordato qualche sprazzo di luce, qualche che poi ha continuato. Non sono parole che desideravo dire a questi ragazzi che mi sentono. C'è qualche cosa che... No, c'è qualche... Ha mai trovato qualche soldato tedesco che conoscesse ancora il senso della dignità umana, della solidarietà? Guardi, io non ho spiegato molte cose, ma devo spiegare anche ai ragazzi. Una volta incluso in questo granaggio che offriva Birkenau, si partiva ogni mattina alle 6 del mattino e si tornava ogni sera dopo 12 ore di lavoro con un pigiama a righe, un cappello a righe, senza un minuto di riposo. E in questa giornata che si partiva sapevi che partivi e non sapevi se ritornavi. E allora ogni mattina, come ragazzo di 14 anni, mi dicevo sempre: oggi Sami stai partendo a lavorare con un tedesco diverso da quello di ieri. Può darsi questo di oggi? Vedendo un ragazzino di 14 anni in queste condizioni, chiuderà un occhio e farà finta di non vedere? Era una speranza, un augurio che io ogni mattina mi dicevo prima di partire a lavorare. E questo lo ripetevo ogni mattina. E sempre dicevo: vedrai, Sami, che un giorno troverai qualcuno che ha un cuore, che ha un po' di umanità, e farà finta di farti riposare 5 minuti, almeno, almeno. Mi dispiace di non potervi dare questa notizia. Purtroppo è una notizia negativa. Non ho, in tutto il tempo io che sono stato là, non ho visto mai un gesto che mi ha dato il conforto di dire: beh, finalmente dalla parte dei tedeschi ho trovato un gesto di umano. L'ho trovato soltanto in un capo, quando io mi ero nascosto e sono andato a finire a nascondermi nelle latrine. I tedeschi mi cercavano per darmi il colpo di grazia e lui ha fatto un gesto umano nelle latrine. Vedete, io non posso spiegarvi tutto, io ho molto da raccontare. E questo capo, sapendo che io avrei avuto il mio colpo di grazia perché i cani e i pastori mi avrebbero trovato, lui mi ha preso, ha aperto una bocca porta degli escrementi che c'era in questo e mi ha buttato dentro per evitare che i cani mi trovassero, e mi ha aiutato in quella giornata. Insomma, è stato un gesto fatto da un capo, è l'unica cosa. Però ho interrogato il mio fratello Piero e lui mi ha detto invece che ha avuto una volta solo un gesto da un soldato tedesco che ha fatto finta di non vedere e di lasciarlo riposare per poco. Dunque ogni sopravvissuto ha una storia a sé. Io quella che racconto la racconto di Birkenau, perché il mio soggiorno è soltanto di Birkenau. Io sono entrato a Birkenau e sono stato salvato dai russi a Birkenau Auschwitz. Quello che succedeva negli altri campi, quello che succedeva per altri prigionieri, non saprei dare una spiegazione. Grazie signor Modiano, possiamo andare avanti con Enza. Ci sei Enza? C'è la tua domanda, la numero 8, grazie. Buongiorno signor Modiano, sono Enza Ria. Dopo aver vissuto l'inimmaginabile, cosa teme oggi Sami Modiano? Cosa temo? Sì. Sì, è una domanda che vale la pena rispondere. Purtroppo, al giorno d'oggi ci sono
ancora dei gesti di antisemitismo, ci sono dei gesti dove qualcuno si prende il gusto di scrivere delle svastiche, di fare dei... Purtroppo al giorno d'oggi ci sono ancora... mi addolorano, ma ci sono anche gesti molto, molto pericolosi. Ci sono gesti di quelle persone di grande cultura che negano l'evidenza. E queste persone che fanno queste dichiarazioni sono persone pericolose perché sono di grande cultura. Non sono persone di poco conto, sono persone che non hanno un'educazione, che sono, insomma, in questo caso non ci avrei fatto caso, ma queste persone che negano l'evidenza mi fanno paura perché sono pericolose. Faccio un piccolo esempio, la Germania era considerata un popolo di grande cultura, di grandissima cultura, la Germania, e hanno commesso questi crimini. Dunque faccio questo paragone per farvi capire di stare attenti, ragazzi. Questi dicono qualche cosa che non dovrebbero dire. Non dovrebbero dire perché non hanno che andare, ci sono documenti, ci sono foto, ci sono cose che dimostrano il contrario di quello che dicono. Anzi, queste persone dovrebbero essere punite, ma purtroppo viviamo in una democrazia e li lasciano ancora parlare in questo modo. Ecco, questo, a dir la verità, mi addolorano. E poi se ragioniamo proprio sulla macchina della morte, di cui lei è testimone, ci si accorge che è stata costruita dai migliori ingegneri tedeschi, che migliori medici, di cui il signor Mengele ha vissuto fino ai suoi 100 anni, perché è stato aiutato, mamma, come Mengele, migliaia di persone come lui, aiutato e mandato nell'America del Sud. Allora a me mi dicono, come mai, signor Modiano? Come mai? Che ne so? Io a chi dovrei condannare? A questi criminali o a questi che hanno aiutato questi criminali? Ecco. Esistono delle cose, purtroppo, ragazzi miei, che rimangono sempre con i punti interrogativi. Cercate di fare in modo che questo non succeda. Antonio, vai con la nona domanda, grazie. Buongiorno, signor Modiano, sono Antonio. Buongiorno, carissimo. Oggi si sente ancora minacciato per il suo essere ebreo? No. Qui in Italia, grazie a Dio, io sto vivendo bene, sono tranquillo, non mi sento minacciato assolutamente. No. Ci sono delle cose che, queste cose succedono un po' dappertutto. Chi un po' di più in certi paesi, ma chi un po' di meno. Ma posso dire che l'Italia è uno dei paesi più tranquillo. Anzi, l'Italia è qualche cosa di bello, perché l'Italia fa molto per la Shoah. C'è una legge fatta nel 2000, che ha messo in pratica di insegnare nelle scuole quello che è stato la Shoah, la storia. Dunque
io per questo devo ringraziare il governo italiano che nel 2000 dunque fa cose. Per esempio, io ho partecipato a molti viaggi ad Auschwitz-Birkenau insieme con i ragazzi, viaggi organizzati dalla regione, dalle città come Roma, organizzate dai comuni. Però voglio dire che tutto questo ha comportato delle spese enormi, e però tutto questo è stato economicamente molto molto sopportato sia dalla regione sia dai comuni e sia dalle città qualsiasi. Dunque no, da parte mia c'è un ringraziamento, posso dire, di cuore al governo italiano di aver dato la possibilità che questo non sia dimenticato. No, io non posso dire il contrario. Grazie al governo italiano di quello che sta facendo, di quello che sta facendo e quello che ha fatto fino adesso, dal 2000 in poi. È arrivata una domanda che secondo me è molto forte, mi permetta, signor Modiano, da Nicola Cardone. Signor Modiano, se avesse la possibilità di parlare con il suo dolce padre, cosa vorrebbe dirgli? Che non lo deluderò, che non lo deluderà, che le poche insegnamenti che mi ha dato li ho seguiti. Non sono stato fortunato di poterlo conoscere abbastanza. Mio papà era un uomo di grande cultura, era amatore della musica classica, suonava il violino, era un papà adorabile. Ci ha dato, sia a me che a mia sorella, ci ha seguiti con dolcezza, con amore, ci ha cresciuti, ci teneva la famiglia. Però ecco, io rispondo a mio papà che fin quando sarò in vita non lo deluderò. Per esempio, mio papà mi diceva: non ti vergognare del lavoro, fai qualsiasi cosa fai, ma falla onestamente. Devi camminare sempre con la testa alta e non devi mai approfittare nel lavoro. Devi farti pagare il giusto di quello che fai. Non devi essere un approfittatore. Ecco, per esempio, approfitto per dirle una frase che io ho voluto sempre seguirlo nei suoi consigli. Lei ha davanti il libro Per questo vissuto. Sì. L'ha davanti? No, quando io ho fatto questo libro, quando ho fatto questo momento che trovo anch'io, lo sto cercando. Allora, se ce l'ha davanti questo libro, la mia biografia, quando l'ho fatta, quando io ho accettato di fare Sami Modiano per questo vissuto, la mia vita ad Auschwitz-Birkenau, avevo precisato e messo a punto: i diritti d'autore saranno devoluti al costituendo Museo della Shoah di Roma. Io non ho voluto approfittare di questo per un guadagno, no, perché se io avrei cercato di avere un guadagno su questo libro, mio papà si sarebbe rivoltato 100 volte dentro queste camere a gas e avrebbe detto: è questa l'educazione che ho dato a mio figlio? No, io non ho voluto mai deluderlo. Io posso guadagnare la mia vita facendo altre cose, ma non sulla Shoah. La Shoah è una cosa sacra, la Shoah è una cosa che bisogna rispettarla. La Shoah bisogna rispettarla e ricordarla. E fin quando avrò vita,
io non mancherò, sarò sempre presente per ricordare tutte queste persone innocenti. Innocenti, non avevano nessuna colpa, sono stati ammazzati e li ho visti e ho promesso a loro, ho giurato a Birkenau, ho giurato davanti a loro che io sarò sempre là per ricordarli. È quello che sto facendo e lo farò fin quando mi darà la forza Dio, io non mi fermerò, malgrado che ogni volta che ho un contatto io ci soffro perché la rivedo la scena, però non importa, lo faccio per loro e lo continuerò a fare. E di questo noi non possiamo che essergliene grati, ma tanto, signor Modiano. Carmen, domanda numero 10, per favore. Come pensa sia possibile aiutare chi oggi viene ancora emarginato? Come, cara, non ho capito bene. Parla più lentamente, così posso capire la tua domanda. Come pensa sia possibile aiutare chi oggi viene ancora emarginato? Non l'ho capita ancora questa domanda, no. Mi vuole aiutare lei, professore? Ci provo io. Come pensa sia possibile aiutare chi oggi viene ancora emarginato? Sì. Niente, come si può, difatti io vorrei avere la bacchetta magica per aiutarli, ma purtroppo si può aiutare, ecco, con le possibilità di queste organizzazioni che se esistono di benevolenza, di aiutare questi poveracci che stanno andando a destra e a sinistra, non sono nelle mie... ecco, l'unica cosa che posso rispondere è questo. Io faccio del mio meglio, ma non c'ho una bacchetta magica per poter... Io vorrei purtroppo, ma non posso fare altro che questo. Io personalmente penso di condividere il pensiero di molti colleghi, di molti studenti, di molte persone che ci stanno ascoltando adesso. Penso che sia chiaro che il seme che genera l'emarginazione sia troppo spesso concimato dall'indifferenza. Esattamente. E credo che, visto che stiamo parlando con tanti studenti e con tanti insegnanti, con tanti dirigenti, credo che sia evidente che la forza di una comunità educante come la nostra si misuri proprio nella capacità di affrontare situazioni... Ha detto la parola giusta, la forza. Certo, la forza. Ed è una forza che deve essere tale da affrontare situazioni difficili come questa. Io penso sempre a quello che diceva Don Milani quando paragonava la scuola a un ospedale. Cioè, la bontà di un ospedale non si misura su come esso mantiene sane le persone in salute, ma su come guarisce i malati. Quindi il discorso per la scuola, per la comunità educante nella quale ci riconosciamo tutti, potrebbe essere lo stesso. Domanda 11. Mary. Se adesso lei potesse dire qualcosa al Sami bambino, cosa gli direbbe? A Sami bambino? Sì. Sami bambino... È stato un bambino felice. Sami bambino, fino ai suoi 8 anni, era un bambino felicissimo di essere nato in una bellissima isola di Rodi, dove aveva una famiglia che lo coccolava e dove c'era anche una comunità ebraica di grande, grande valore. Di 2000 persone. Purtroppo la mia felicità è durata poco, è durata quasi 8 anni, ma di questi 8 anni io ho un ricordo bellissimo. Ero affiancato da papà, da mamma, da una sorella, da cugini, da zii, da persone di grande cultura,
Ecco, parlo un pochettino per esempio di Rodi, dove io in questo quartiere ebraico c'erano 5 sinagoghe, c'era un collegio rabbinico, dove io andavo in queste sinagoghe con papà Giacobbe e nonno Samuel, dove cercavano di educarmi nella religione ebraica, dove mi davano tanti consigli, ma ero affiancato anche da questa grande comunità di grandi maestri, grandi professori, grandi rabbini. Questa comunità di Rodi ha vissuto a Rodi quasi 400 anni. In questi 400 anni hanno lasciato una storia importante e io sono fortunato di essere uno di quelli, fortunato di essere un bambino di quelli. Faccio parte di questa ultima generazione di questa comunità e sono fiero di esserlo, perché ha lasciato una storia importantissima nell'arco di questi 450 anni. Dunque, io parlo di questa comunità nel mio libro, nei miei incontri, perché purtroppo, questa comunità che io ho conosciuto da bambino non c'è più, è stata cancellata completamente. No, non c'è più, c'è soltanto una sinagoga sulle 5 sinagoghe che io ho dato l'anima per ristrutturarla. C'è ancora un cimitero dove sono sepolti grandi maestri, grandi rabbini, e tutto questo è qualche cosa che io cerco nelle mie testimonianze di ricordarle. Dunque, cancellare una storia non si può. Io sono là per raccontarla, per tenerla in vita questa storia, perché la storia non si deve fermare, la storia si deve mantenere, come abbiamo detto anche poco fa. Dunque ho fatto qualche cosa anche per questa comunità e grazie a Dio, sono anche orgoglioso di mantenere in vita questa comunità che purtroppo è stata cancellata. E bisogna ricordarla. Certo. E sono ricordi da bambino e questo mi rende felice. Infatti leggendo il suo libro si nota una differenza che secondo me lei è riuscito a riportare benissimo. Cioè la spensieratezza dei giorni che lei ha trascorso da bambino a Rodi, il profumo del cibo nei giorni di festa. Di tutto. Non si dimentichi che noi parlavamo 5 lingue. Certo. 5 lingue a Rodi. Io sono cresciuto in quell'ambiente di fratellanza che veramente non si può dare una spiegazione. Eravamo tutti uguali, ci volevamo bene, non c'era qualche cosa di fratellanza veramente da ricordare. Un'infanzia bellissima. È vero, è fino ai miei 8 anni purtroppo. E sul libro questo si sente in maniera forte, chiara, netta. C'è quasi l'invidia, cioè vorremmo tutti, avremmo tutti voluto partecipare a quella infanzia di gioia spensierata, passata anche a tuffarsi, a nuotare. Su Facebook Teresa Cuomo ci ha inviato una domanda di quelle grosse, davvero grosse, signor Modiano. Che cosa vuol dire per lei la parola libertà? La libertà è una cosa unica. Se io l'ho provata, questa libertà, nel momento dove ho visto la differenza, dal momento dove mi hanno tatuato nel braccio
in quel momento là io non ero più una persona umana, ci avevano tolto la dignità, ci avevano tolto la libertà di esprimerci, e dunque la libertà è una cosa che è un tesoro. Adesso siamo delle persone libere, vede, ognuno può fare quello che vuole, dunque, la libertà è una cosa da averla, perché se sei come sono stato là, chiuso e non poter fare qualche cosa di libero, se cercavi di fare qualche cosa, di avere la libertà, venivi ammazzato subito. Certo. Ammazzato subito. No, no, la libertà è un tesoro. È un tesoro la libertà. E io l'ho provata in questo campo di sterminio. Dal momento che ti mettono quel numero, non sei più libero. E come non sei più libero. Certo. E penso che capiti anche nel nostro... Bisogna sentirla, sì, bisogna provarla, certo, per capirlo. E magari si sente di... La si prova, la si apprezza. Molto, la si apprezza in quel momento, sì. Certo. Fino a quel momento io non credevo che era una cosa normale, ma dopo te ne accorgi che togliendoti questa libertà non sei più uguale, non sei più libero. Certo. Sei condizionato a quello che vogliono gli altri. Certo, la si apprezza quando non c'è più, purtroppo. Esattamente. Céline, vai con la numero 13, per favore. Il nazismo riuscì a contare su un consenso assai diffuso. Non dimentichiamo che Hitler salì al potere dopo delle regolari elezioni. Alcuni studiosi parlano del nazismo come di cultura di massa. Ma come fanno milioni di persone per bene ad appoggiare o anche solo ad accettare crimini così incredibili? Guarda, su questa domanda io ti risponderò solo in parte. Ecco, non potrei risponderti perché le cose, quello che so e quello che mi sono immaginato, che questo signore che te hai nominato, che io non lo voglio nominare, ha fatto sì in modo di convincere e deciso a tavolino di eliminare un popolo. Non è stata una decisione fatta così, per modo di dire, no, è stata studiata, decisa a tavolino, e hanno fatto di tutto per metterla in pratica, hanno studiato in tutti i modi in che modo potevano arrivare a sterminare un popolo. Non ci sono riusciti, questo è un altro fatto, ma mi fermo qui, perché le cose che sono state fatte non sono state, sono state accettate, sì, non so come ha fatto, non so, io mi rendo conto, è per questo che quando io dissi e ho ragionato prima di dirle, speriamo e auguriamo che questi criminali paghino per i loro crimini, ma non ho detto che il popolo, c'è una differenza. Dunque io potevo esprimermi diversamente perché tutti l'hanno seguito, però io mi sono mantenuto a dire solamente questi che hanno commesso questi crimini paghino, perché non voglio vendetta, non voglio rancore, anche perché in questa nuova generazione che è nata adesso in Germania ci sono dei ragazzi come voi, ci sono dei ragazzi che io vado nelle scuole tedesche, dunque io non posso condannare tutto un popolo, no, semplicemente non c'è stata vendetta da parte mia, c'è stata soltanto una dichiarazione di condannare davanti a un tribunale, davanti a testimoni, per quelli che erano colpevoli di questi crimini. Ma il popolo tedesco rimane quello che è, la nuova generazione
Guarda, no, ci sono ragazzi come voi che al giorno d'oggi purtroppo si portano ancora il segno di quello che hanno fatto e si sentono ancora in colpa, poverini, ma non c'entrano assolutamente su quello che hanno fatto gli altri. No, questo io non mi sento di accusare, no. Penso di averti risposto in quello che mi hai chiesto, in parte. E di non averti accontentato completamente la decisione di questo criminale. Va benissimo così, grazie. Che non ho voluto neanche nominare il suo nome. Lo abbiamo notato. Quindi giustizia, non vendetta. Esattamente. Noi nella ultima giornata di questa settimana della memoria, per riferirmi alla domanda di Céline di poco fa, parleremo proprio della cosiddetta banalità del male, cioè quel termine che fu coniato da Hannah Arendt, filosofa e scrittrice, che aveva seguito il processo ad Eichmann a Gerusalemme. Mm-hmm. Ecco, per esempio questo qua è un segno al mondo che se volevano, potevano giustiziare un criminale davanti a un tribunale normale e davanti a testimoni normali, e se colpevole pagare di quelle colpe che ha fatto. Ecco, questo qua già è un segno giusto, ma l'hanno fatto tutti? No, assolutamente no. Ebbene, vedo che questa vostra organizzazione porterà ancora avanti dei soggetti diversi. E questo mi fa piacere, e questo mi fa onore di aver accettato a partecipare a questo vostro incontro. Siamo noi onorati a godere della sua testimonianza. Termino un attimo, non dico la presentazione di quello che faremo il 29, mi sembra, sì, il 29 di gennaio. Ma la filosofa, la scrittrice Hannah Arendt, parlando proprio del male, cercando di spiegare in qualche modo come fosse possibile tutto questo, lei descriveva, riferendosi in particolare ad Eichmann, che ebbe modo di vedere durante il processo, la normalità di un uomo terribilmente crudele. Ed arrivò alla conclusione, che è molto spiazzante per noi, che non è che tra noi si nascondono dei mostri, ma che a seconda delle circostanze tutti potremmo potenzialmente diventarlo. Diventarlo, sì, è vero. È possibile, la sua definizione è possibile. E questo in qualche maniera ci porta a una naturalmente parziale spiegazione. È una parziale risposta della domanda di Céline. Simone, la numero 16, per favore. Sì, sempre riferendoci ai tantissimi studenti che ci stanno ascoltando in questo momento. A chi hai? Ai tantissimi studenti che ci stanno ascoltando in questo momento. Ha qualcosa di urgente da dire loro? Un messaggio che sente di trasmettere loro? Io a tutti questi che mi stanno ascoltando e a tutti questi studenti ho poco da dire. Ho già detto abbastanza e se hanno sentito abbastanza voglio ripetere le stesse parole che ho detto poco fa. Di far tesoro di quello che hanno sentito da me, di un sopravvissuto. E questo anche... Aggiungo in più e ripeto che io, Sami Modiano, non ho goduto di tutto quello che voi state avendo. Avete davanti molte cose che a me mi sono state rifiutate. Avete sentito un sopravvissuto che purtroppo ha subito. Però fate tesoro di tutto quello che avete. Vi ho detto gli insegnanti che vi seguono, avete la famiglia che vi sostiene, avete tutto questo e questo è importante.
rendetevi conto che avete davanti voi un tesoro, qualche cosa di importante che farà di voi degli uomini veri. Dunque avete degli insegnanti che vi stanno seguendo, vedete quello che sta facendo l'insegnante, i vostri. Dunque sono cose che avete in più. Tutto quello che io volevo avere non l'ho potuto avere, ma voi l'avete e fate tesoro di quello che avete. Ecco, l'unica cosa che vi posso dire è questo. E state attenti, molto attenti, a queste provocazioni. Poi aggiungo che siamo tutti esseri umani, che siamo uguali e che non c'è differenza fra uno e l'altro. Io non mi sono mai sentito diverso e dovete fare la stessa cosa pure voi. Non vi dovete sentire mai diversi e dovete essere in modo uguali uno per l'altro. Padre Eterno ci ha messo al mondo e dobbiamo volerci bene e di non portare odio e rancore per nessuno. Ecco, questo è il messaggio che vi mando. Spero di e vi auguro tanta salute, tanta felicità. In ebraico si dice Mazal Tov a tutti voi, buona fortuna a tutti voi, ma un augurio pieno di molto molto importante. E chiudo la conversazione con una frase ebraica, shalom, pace. Pace a lei, pace a tutti noi. Ci ha raggiunto in questo momento la nostra dirigente scolastica, che voleva ringraziarla personalmente per quello che ci sta regalando. Con grande piacere la voglio sentire. Con una frase ebraica, shalom, pace. Cerchiamo di metterla in comunicazione. Sì, sì. Deve solo accendere il microfono. Signor Modiano, io l'ho ascoltata veramente con grande emozione e le voglio dire, noi le vogliamo bene, siamo tantissimi, noi le vogliamo bene e anche se lei non è qui con noi l'abbracciamo in questo momento. Professoressa, la interrompo. Io vi ringrazio di questi ringraziamenti che mi state facendo, ma sono io che vi devo ringraziare. Sono io che vi devo ringraziare, perché se io ho potuto parlare con questi ragazzi oggi, è grazie a voi. Sono io che vi devo dire grazie. Voi fate la parte più importante di questa conversazione che io ho avuto. Se non c'eravate voi, io non avrei potuto parlare con questi ragazzi. Dunque, siamo una squadra. Siamo una squadra che ha fatto in modo di avere questo contatto. Voi fate la più grande parte. Io sono una pedina piccola davanti a voi. Voi siete quelle persone che porterete questi ragazzi un domani a diventare delle persone sagge e buone e intelligenti. Se no, sono i ragazzi della speranza, ma se non c'eravate voi, tutto questo non si potrebbe aver potuto fare. Allora, io accetto il suo grazie, professoressa, dottoressa, ma mi creda veramente, lo dico dal profondo del mio cuore, se non c'eravate voi, sono io che vi devo dire grazie. E continuate così, farete in modo di fare questi ragazzi degli uomini veri, delle persone del domani, perché sono loro la speranza del domani. Noi facciamo la nostra piccola parte, ma loro dovranno fare il resto. Hanno un impegno importantissimo domani. Dovranno fare in modo che questo non succeda più, di volerci bene, di non essere diversi e molte altre cose. Credo di aver dato qualche cosa, credo che questi ragazzi andranno a casa con un piccolo bagaglio in più e questo
per me è una grande soddisfazione, e questo per me è lo stimolo che mi dà e che mi dà la forza di continuare. Io vi saluto con un grazie. Credo che questi ragazzi andranno a casa con un piccolo bagaglio in più. È davvero incredibile. Se mi posso permettere, una giornata che l'ha vista protagonista come una specie di rockstar. Cioè, anzi, no, tante, no, no. Tanti pagherebbero per avere un pubblico di 30.000 persone. E quindi, no, no, io rimango il solito Sami che sono, non cambio mai, non cambio, certo, mai. Certo. No. Ma prima io le devo confessare una cosa, e lo devo fare pubblicamente. Potrebbe anche non sembrare, ma io sono un gran timidone. Quando lei mi richiamò l'8 gennaio per darmi la sua disponibilità per oggi, io non avevo ancora salvato il suo numero sul mio smartphone. Quando ho sentito la sua voce mi è venuto un brivido, una emozione, era emozione pura. Che gli avevo promesso. Lo so, ma io ci contavo effettivamente. Ma le devo dire che questa emozione oggi si è ripetuta, moltiplicata per 30.000, per quanti sono i ragazzi che ci stanno seguendo, e i colleghi e i dirigenti. Io sono certo che ciascuna delle persone che ci ha seguito abbia provato la mia stessa emozione. E le adesso provate... lei ha i miei numeri di telefono e poi mi dirà se tutto questo incontro è andato a buon fine. Ecco. Ne farò buon uso, signor Modano. Un abbraccio a lei. Grazie, e buon lavoro. Grazie, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Io vi do appuntamento, se lo vorrete, a domani con i grandi di ospiti. Di nuovo, augurandovi tutto il bene, vi abbraccio. Grazie a tutti. Grazie, a signor Modano. Grazie infinite ancora. Buona giornata. Buona giornata a lei. Ciao, ciao. Dicevo, io vi do appuntamento, se vorrete, a domani con i grandi ospiti istituzionali della seconda giornata della Settimana della Memoria. Grazie e a domani. Grazie infinite. Buona giornata.